dire che l'Europa è entrata prepotentemente nella campagna elettorale sarebbe davvero francamente molto esagerato. Però non c'è dubbio che ha fatto capolino. Ha fatto capolino con questa storia del 3%, però ridurre l'Europa, ridurre i rapporti dell'Italia con l'Europa alla possibilità o no di sforare il 3%, mi pare del tutto fuori luogo. Cioè se gli italiani, se i politici italiani, i candidati al Parlamento, i loro dirigenti vogliono parlare d'Europa dovrebbero essere più convincenti affrontando i temi reali dell'Europa, vale a dire le procedure decisionali, le materie che vengono sottoposte alla Commissione, le modalità con le quali queste materie vengono decise. Il 3% fa parte di un pacchetto molto più grande, del modo con il quale un, un sistema che voglia diventare più unito, più stretto, deve riuscire a convincere tutti i partecipanti ad accettare determinati cambiamenti e allora bisogna dircelo per bene, non basterà discutere del 3%, bisogna discutere del circuito decisionale e delle modalità con le quali gli italiani si rapportano all'Europa e l'Europa si rapporta ai cittadini di tutti i paesi europei. Questo è il discorso vero, questo discorso vero è importante perché, e questo è il mio apporto specifico, chi ha letto il manifesto di Ventotene sa che, secondo Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, la linea divisiva dovrebbe passare fra coloro che sono a favore. Di un'Europa politica unificata e coloro che sono contro. Oggi diremmo fra gli europeisti e i sovranisti e vediamo che lentamente la destra diventa sovranista, ma ahimè, troppo lentamente la sinistra diventa europeista. E esistono ancora sacche di perplessità, di scetticismo e forse persino di opposizione dentro la sinistra. E allora bisogna che la sinistra europeista riesca a convincere altri settori a diventare si stessi. Europeisti. staremo tutti meglio e incredibilmente riusciremo persino a fare stare meglio l'Unione Europea.